Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi abbiamo una nuova puntata di Incroci di Pensieri e abbiamo la grandissima opportunità, oltre che il piacere, di confrontarci con l'avvocato Andrea Cartamantiglia, managing partner del famoso studio Bonelli Rede. Innanzitutto benvenuto, grazie di questa opportunità di dialogo che ci auguriamo di sfruttare al meglio. Grazie a lei. Partiamo con una prima domanda di inquadramento. Bonelli Rede sappiamo essere uno dei principali studi avvocati in Italia. Qual è la vostra storia? Quali sono i passi essenziali che vi hanno portato a crescere fino a diventare veramente un punto di riferimento indiscusso in Italia oltre che in Europa? Ma è una storia relativamente giovane, soprattutto rispetto a realtà comparabili all'estero che hanno storie addirittura di 100 anni alle loro spalle. Lo studio nasce nel 1999 con la fusione tra lo studio Bonelli, lo studio Rede e lo studio Pappalardo, tre studi molto diversi, con anime diverse. Lo studio Bonelli, naturalmente attorno alla figura del professor Bonelli, nato a Genova, uno studio fatto di professori universitari. Lo studio Rede, attorno alla figura di Sergio Rede, che è stato uno dei primi veri business lawyers del paese, e non a caso con un'esperienza alle spalle negli Stati Uniti, e lo studio di Aurelio Pappalardo, ex capo del DG4, l'antitrust europeo, a Bruxelles. E così abbiamo unito fin dall'inizio tre componenti molto diverse, ma vocate allo stesso, diciamo, principio fondativo, che è sempre stato di fare uno studio di grande qualità e di mettere la qualità come faro dello studio in tutte le sue azioni, in tutte le sue, diciamo, componenti, anche naturalmente professionali, e soprattutto nel prodotto finale per il cliente. Nato sulla necessità di far fronte all'invasione che in allora si stava verificando degli studi legali internazionali in Italia, che entravano in quel periodo sulla scorta delle grandi banche d'affari, era l'epoca delle privatizzazioni e quindi le grandi banche d'affari sbarcarono nel paese e a ruota arrivavano i grandi studi legali internazionali. Noi decidemmo, dico noi perché c'ero anch'io allora e sono uno dei soci fondatori, ero socio anche allora, decidemmo di contrastare l'ingresso dei grandi studi internazionali dando vita a una realtà italiana, perché coltivavamo, diciamo, l'idea e l'ambizione di poter essere nel nostro paese lo studio italiano legale di riferimento, e quindi da qui questa fusione. Eravamo in 80, oggi siamo in 800, quindi nell'arco di 20 anni siamo cresciuti esponenzialmente. E questa crescita non è una crescita solamente numerica, naturalmente, ma è stata una crescita culturale e un'evoluzione culturale continua, perché da studio legale tradizionale, ancorché di una certa dimensione come eravamo in allora, siamo diventati sostanzialmente un'azienda, perché 800 persone, di cui più di 500 fee earners, professionals, quindi avvocati o praticanti, e il resto di staff di business support, è una dimensione che naturalmente ricalca quella di tante aziende di medie dimensioni. Come siamo arrivati a questa evoluzione? Siamo arrivati passo per passo e direi quasi in maniera naturale. L'esigenza organizzativa innanzitutto: mentre crescevamo ci rendevamo conto, prima cosa, che noi avvocati avevamo bisogno di professionisti dell'organizzazione aziendale, e quindi siamo stati il primo studio legale italiano a assumere un direttore generale e attorno al quale abbiamo iniziato a creare una struttura aziendale vera e propria. E la seconda idea fondativa, diciamo, che ci ha portato a questo sviluppo è: noi dobbiamo sempre precorrere i tempi, dobbiamo essere pionieri in quello che facciamo. E quindi anche in questa evoluzione aziendale volevamo essere, tra virgolette, primi fra tutti, pensare un po' più avanti dei nostri competitors. Naturalmente sto parlando di competitors più italiani, perché gli studi legali internazionali erano già ampiamente strutturati in maniera aziendalistica.
attorno alla figura del nostro direttore generale si è via via creata tutta la struttura aziendale, che oggi è una struttura aziendale completa di come qualsiasi organizzazione, per cui abbiamo il marketing, abbiamo il HR, abbiamo l'IT, abbiamo il finance administration e così via. Pari passo è stata l'evoluzione della vera e propria attività legale, per cui da studio dedicato alla litigation, corporate, diritto societario e antitrust, come eravamo all'inizio, oggi siamo full practice, come diciamo noi, e copriamo tutti i settori del diritto commerciale e anche oltre, direi del diritto privato, ma anche del diritto penale, con un dipartimento che abbiamo avviato qualche anno fa, e addirittura dell'advisory internazionale e di altri settori come lo shipping e così via. Quindi è stata un'evoluzione in un certo senso naturale, siamo cresciuti molto, ma con l'obiettivo di essere sempre, cercare di essere sempre primi e cercare di essere sofisticati anche nella forma organizzativa. Il protagonista della vostra organizzazione sempre più strutturata è e rimane ovviamente quello dell'avvocato. Visto che avete sempre voluto precorrere i tempi, la domanda che mi viene da farle è: come sta evolvendo la figura dell'avvocato negli ultimi anni e come sarà, diciamo, l'avvocato di domani? Perché mi sembra di capire che 20 anni fa gli avvocati facevano un altro lavoro, avevano bisogno di un altro supporto, adesso siamo veramente con lo stesso job title ma a un mondo diverso. Ha ragione. Allora, scompongo la sua domanda. Sull'avvocato di domani mi riservo di rispondere alla fine e con qualche dubbio sulla mia capacità di predire il futuro. Invece mi riesce più facile su quello di oggi rispetto all'avvocato di 20 anni fa. Il nostro mestiere è cambiato in maniera molto significativa. Perché? Perché è cambiata l'esigenza del cliente. Sono cambiate ovviamente le dinamiche di mercato, ma soprattutto è l'esigenza del cliente che ci ha imposto di evolvere nella professione. 20 anni fa che cosa veniva richiesto e qual era la figura dell'avvocato? 20 anni fa l'avvocato era sostanzialmente un giurista. E diciamo che 20 anni fa io ero nella mia parte giovane della professione, ma i colleghi più anziani erano sostanzialmente dei giuristi che stavano nella loro stanza vellutata con dei grandi tomi giurisprudenziali alle loro spalle, eccetera, e vergavano dei pareri che poi venivano spediti per posta e poi evoluto per fax, ma che richiedevano giorni e giorni di lavoro per essere prima vergati. Venivano prospettati al cliente e dopo un po' di giorni si riceveva una risposta dal cliente e si interloquiva, eccetera, eccetera. Ora, ma era sostanzialmente un giurista. Che cosa è cambiato? È cambiata la figura del professionista e naturalmente l'interazione con il cliente. Oggi l'interazione, è inutile dirlo, è immediata. I mezzi di comunicazione ci impongono di rispondere immediatamente o nel più breve tempo possibile, ma comunque quasi immediatamente, perlomeno in prima istanza, alle domande dei clienti. Ma è cambiata la figura del professionista perché? Perché oggi l'avvocato non può più essere solo un bravo giurista. Oggi un avvocato deve innanzitutto saper parlare la stessa lingua del suo cliente. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire due cose. Uno, avere una consapevolezza e una cultura, diciamo così, del mondo che ci circonda e non solo in Italia, più ampia di quello che forse era richiesto una volta, ma soprattutto viene richiesto di parlare la lingua di quello specifico cliente e quindi di conoscere sia il business in generale ma il business del proprio cliente, del cliente con cui si ha a che fare di volta in volta. Questo richiede naturalmente uno sforzo educativo molto importante, perché non ci si può più, ripeto, limitare a vivere nel proprio eremo, vergare il parere giuridico perfetto e pensare di aver svolto il mestiere. Oggi noi siamo quello che gli anglosassoni
definiscono il trust advisor del cliente. Cioè il cliente non vuole solamente l'opinione giuridica, il parere giuridico sul problema giuridico, ma vuole che quel problema sia parte della soluzione, vuole che quel parere sia parte della soluzione di un problema più ampio, in cui l'avvocato deve capire e deve, prima di tutto, e deve contestualizzare il suo aiuto, il suo, diciamo, contributo tecnico nel contesto di questo problema per capirne e per rendere più efficace la propria azione. Se non si è capace di fare questo, oggi un avvocato è perdente. E questo richiede quindi anche un atteggiamento del professionista che è diverso da quello di una volta, perché una volta c'era anche un po' più di distacco tra l'avvocato, il cliente e l'azienda del cliente. Oggi, se un avvocato non è capace di sedersi a fianco degli ingegneri con cui studiare il problema tecnico che ha l'azienda e che comporta magari un problema giuridico, una possibile disputa, non va da nessuna parte. Quindi bisogna avere l'umiltà prima di tutto e la capacità poi di sedersi vicino al cliente, capire il problema tecnico e poi trarne le conseguenze sotto il profilo giuridico. Quindi un mestiere più complesso. Quello che mi sta dicendo mi invita ad approfondire ulteriormente, perché lei ha parlato di dinamiche di comunicazione diverse, ha parlato di umiltà del professionista che si deve avvicinare, quindi aumentare la dinamica di relazione, e poi ancora più in alto di un nuovo approccio all'educazione. Questo mi fa pensare a quel tema, alla valorizzazione delle soft skill accanto a quella grande classica delle hard skills, quindi dei contenuti tecnico-giuridici in questo caso. Che giudizio ha sulle soft skill e quali sono ritenute più importanti nel suo mondo in questo momento? Le cosiddette soft skills, non so più se si possano chiamare soft skills per noi, solo per, se non per distinguere da il substrato di conoscenza tecnico-giuridica che ovviamente è il nostro punto di partenza. Ma sono skills che sono diventate talmente importanti che io le chiamerei hard skills e non più soft. Per quello che le ho detto, oggi un avvocato deve avere capacità superiori e ultrone rispetto a quelle di una volta e se ne deve impossessare. Penso per esempio alla capacità di parlare in pubblico, fondamentale per tutti gli avvocati, non solo per la capacità di dialogare con il cliente, ma anche perché spesso siamo richiesti di parlare a convegni e quant'altro. Però la capacità di parlare in pubblico vuol dire sostanzialmente la capacità di attrarre attenzione e anche di essere convincenti in quello che si dice, che per un avvocato è fondamentale. Cioè. Poi menzionerei come hard skills, e soprattutto questo vale per il mestiere che faccio io faccio sostanzialmente M&A, la capacità di negoziazione. L'arte della negoziazione, come viene chiamata in tanti libri, è fondamentale ed ci sono tecniche, come credo lei sappia bene, ci sono tecniche da prendere e non è pensabile che un avvocato oggi non apprenda quelle tecniche, perché sono tecniche fondamentali per l'interesse del cliente. L'interesse cliente nel mio campo M&A è di portare a termine un deal. La capacità di negoziazione è quella che ti fa portare a termine un deal o che ti aiuta a farlo. Qui mi inserisco su un aspetto: visto che lei guida una grande organizzazione, come vede l'atteggiamento così umano del suo grande team quando gli vengono proposti corsi di formazione, eccetera, su queste soft skills che, come dice lei, sono totalmente d'accordo, sono le nuove skill? Cioè, sono dubbiosi, curiosi, eccitati da prendere questi nuovi contributi, dubitano della loro importanza? No, almeno nel nostro studio c'è sempre entusiasmo. Che è già un ottimo segnale. Assolutamente sì, c'è sempre entusiasmo di apprendere. Soprattutto, naturalmente, poi magari arrivo a parlare della formazione che facciamo, ma
soprattutto i giovani, cioè i nostri associates, quelli che non sono ancora diventati soci, più corsi facciamo, più contenti sono, e soprattutto sono contenti quando organizziamo momenti di formazione non necessariamente tecnici, cioè non tecnici giuridici, che sono sempre di più. Questo perché? Perché noi consideriamo il nostro studio una scuola per i ragazzi, e torno al faro della qualità. Noi consideriamo che questo studio, e abbiamo anche la sensazione che in qualche maniera sia considerato dal mercato, lo studio dove si formano gli avvocati più completi e con più, diciamo, attenzione e dedizione. E questo comunque è la nostra ambizione. Noi vogliamo essere una scuola, e non è solo perché abbiamo un numero di professori universitari esagerato rispetto a qualsiasi competitor, e non è tanto quello, è proprio una questione culturale, cioè è una questione per la quale lo studio annette massima importanza. Per cui noi formiamo i nostri giovani, cioè, e stiamo ampliando sempre di più i corsi di preparazione anche su aspetti non strettamente tecnico-giuridici. In più, le do anche un altro spunto. Crediamo talmente tanto nella formazione che recentemente abbiamo mandato anche i nostri soci in aula a imparare delle soft skills o hard skills che siano. Abbiamo recentemente fatto un corso per metà dei nostri soci, tra l'altro alla SDA Bocconi, sulla importanza del feedback nei confronti dei collaboratori. E non è una cosa da poco, perché prima di tutto è un segnale di attenzione nei confronti dei collaboratori. Noi siamo talmente attenti al vostro benessere nel nostro studio che vogliamo migliorare uno degli aspetti cruciali della vostra vita in studio, cioè il ritorno che la partnership vi dà sulle vostre capacità. Dare feedback sulla prestazione professionale non è banale, anche lì è un lavoro, e anche lì ci sono tecniche da apprendere. E va fatto nella maniera migliore possibile sia per i giovani professionisti che per, diciamo, lo studio nel suo complesso. Quindi abbiamo fatto questi corsi in Bocconi proprio per migliorare l'output che i soci danno nel momento in cui incontrano i giovani e gli restituiscono la valutazione della performance. Quindi scuola per tutti. Ma scuola vera, perché il momento formativo, ripeto, è uno dei punti su cui noi diamo maggiore importanza. Avevo pensato di chiedere, ma ha già detto tanto, quindi le chiedo se c'è un'aggiunta: cosa fate per attrarre e formare i giovani talenti? Sul tema del formare mi sembra chiarissimo, grande scuola, siete di fatto un'università sul campo, con connessioni importanti, si formano i senior, si formano i partner, formati i giovani. Cosa richiedono i giovani e cosa gli offrite ulteriormente? E sempre sul tema di che necessità vede, che necessità richiedono di essere soddisfatte da parte loro. Ecco, anche questa è una domanda che, posta 20 anni fa, avrebbe avuto una risposta completamente diversa da quella che le darei e le do in questo momento. Le esigenze e i desideri dei giovani che si apprestano al lavoro e che vengono a bussare alla nostra porta sono cambiate radicalmente nel corso dell'ultimo ventennio, ma soprattutto l'accelerata è stata nel corso degli ultimi, direi, 3-4 anni. Allora, quindi il Covid ha potenziato ulteriormente, o era già un trend? No, non direi che il Covid ha accelerato anche questo processo, come ha accelerato tanti altri processi, ma io ricordo che fin dall'assemblea dei soci del 2018 spesi tutta la mia relazione ai soci sulla generazione Z. Quindi ante-Covid, e feci questa presentazione sulla generazione Z, e per
far capire ai miei soci, ovviamente l'ho dovuto studiare anch'io prima, per far capire a noi stessi quanto cambiata è la generazione dei giovani e come noi dovevamo capire anticipatamente rispetto all'approccio, al primo approccio con questa nuova generazione, le loro esigenze. Quali sono queste esigenze? Ormai la letteratura è sconfinata sull'argomento, però in sintesi quello che noi vediamo come studio legale è i giovani che vengono da noi non pensano a una carriera a tempo indeterminato all'interno della nostra struttura come una cosa naturale e necessaria. Primo punto. Secondo punto, guardano all'ambiente di lavoro come un ambiente che deve rispecchiare anche un mondo valoriale e quindi non è diciamo il trattamento economico la linea di discrimine nelle scelte che vengono fatte, ma ci deve essere qualcosa di più. Ci deve essere, loro devono riconoscersi in un sistema che va oltre, diciamo, la carriera professionale, il trattamento economico e che sappia incarnare i valori in cui loro si riconoscono. Chiudo con un'ultima domanda, forse un po' più personale. Lo studio legale Bonelli Erede ha sempre fatto tanto e sta facendo sempre di più per i giovani. A lei le chiedo una domanda più personale, quindi all'avvocato. Che suggerimenti darebbe a un giovane o a una giovane che vuole intraprendere questo tipo di carriera oggi? Allora, innanzitutto il mondo di oggi è un mondo che ovviamente non è e non può considerarsi confinato all'Italia. La nostra è una materia che per definizione è radicata in una giurisdizione. Noi dobbiamo conoscere sostanzialmente il diritto italiano e poi naturalmente il diritto europeo che ha comunitario, che ha le intersecazioni. Questo cosa comporta? Comporta che a differenza di altri mestieri, di altre professioni, gli avvocati tendono a accontentarsi di una dimensione più domestica rispetto a quella di altri, di professionisti in altri mestieri. Penso anche ai banchieri di affari piuttosto che ai consulenti aziendali. Ed è un errore. Questo è un errore ed è un limite, perché l'apertura mentale che dà la conoscenza del mondo, adesso la banalizzo, è fondamentale per tanti aspetti. Quindi il mio primo consiglio è: non ci si deve accontentare di una laurea, seppur pur brillante che essa sia, in diritto in Italia, ma si deve aggiungere dei pezzi, se non si erano messi prima. E i pezzi da aggiungere possono ben essere master e quant'altro all'estero, ma possono anche essere esperienze lavorative all'estero, esperienze lavorative internazionali. Adesso non banalizzo sulla lingua perché l'inglese, il francese, eccetera, quelle sono... Sì, ma quelle non sono neanche hard skills, quelle sono... Basic necessità. Non negoziabile. Esatto, necessità assolute, strumenti di lavoro assolutamente necessari, ma è proprio l'apertura mentale del confronto con culture diverse, con mondi diversi, che arricchiscono i professionisti e le vengono portate. Quindi questo è il primo pezzo. Il secondo pezzo è un mestiere che richiede studio, e lo studio nel nostro mestiere non finisce mai. Per essere un bravo avvocato bisogna continuare a studiare fino alla fine della professione. Se si perdono dei pezzi si rischia di fare dei grandi disastri. Quindi chi si approccia a questa professione deve avere di base amore per lo studio, perché deve continuare a studiare, perché le leggi cambiano banalmente. Ecco. In Italia poi? Dedizione, bisogna, la dedizione, e qui entro più nel generico, bisogna dedicarsi, spirito di sacrificio, ma alla fin fine la riassumerei con una battuta
che mi piace sempre ricordare anche ai giovani che entrano nel nostro studio e che mi disse un giorno il professor Bonelli, con cui ho avuto la grande fortuna di poter lavorare per diversi anni. Mi disse: Andrea, ricordati che nella vita bisogna avere fortuna, però ci si deve alzare alle 5 e mezza di mattina per incontrarla. Questa mi sembra la miglior conclusione, perché ha un elemento programmatico di grande speranza nel futuro, ma allo stesso tempo non nasconde che c'è un solo modo per raggiungere il successo: lavorare, anche se in maniera intelligente e programmatica, come state facendo voi, e i successi che avete raggiunto e che raggiungerete sono frutto forse di questi insegnamenti che adesso lei incarna insieme a tutti gli altri partner di questo studio. Grazie mille allora che a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie all'avvocato Andrea Casadattiglia e alla prossima Incroci di Pensieri. Grazie.